Strada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti. Andiamo a scoprire la contrada San Rocco e Santa Lucia, dove i nostri provetti cuochi per un giorno ci prepareranno il loro piatto. Vogliamo vedere il bosco, boom! Vogliamo vedere il bosco, boom! Vogliamo vedere il bosco, lerillerillerillero! Vogliamo vedere il bosco, lerillerillera! Vogliamo vedere il bosco, boom! Vogliamo vedere... Ciao zia, si tu dirò mai a chi là? Una brioche? Oh no, danno, si mangia altre robe! Adesso contami cosa che si mangia una volta! Ciao a tutti, noi siamo la contrada di San Rocco e Santa Lucia. Oggi vi presentiamo la nostra ricetta, musette con patate, radici colardo e polenta. Adesso noi andiamo a prendere gli ingredienti per la nostra ricetta. Rigorosamente da Migliese. Questo è il primo ingrediente della nostra ricetta. Femmine, non torsui radici, che è il secondo ingrediente della nostra ricetta. Uomini, ne tori muset. Via! Padeciamo la nostra ricetta: patate, farina, radici, muset e conserve. Lardo per i radici e un buon gotto di vino rosso per parare tutto. Per primo coso i muset. Li metto dentro sulla cagliera con l'acqua fredda. Quando che l'acqua attacca a boiare, due ore dal momento che boie l'acqua. Adesso fon la polenta con la farina sponcia. Devo 40 minuti di cottura quando che l'acqua attacca a boia. E menarla finché la diventa dura. Adesso la polenta è pronta. Sono le patate di Migliese. Le patate le cotte e le avevo pelate. E anche i muset li è cotti. Fridone e lardo. Adesso consumo i radici. Io una polenta può brustolarla. Femmine, parece la tola che è pronto. È tutto pronto, muset, polenta, radici colardo e patate desse.
Buon appetito a tutti dalla contrada di San Rocco e Santa Lucia. Cin! Allora tocca, più cosa che si mangia una volta? Sì. Vota il piatto e la contrada che vuoi far arrivare in finale mettendo mi piace a questo video se lo stai guardando da Facebook, oppure entrando nel sondaggio online se lo stai guardando da YouTube o da qualche altro sito. La finale tra le due borgate che avranno ricevuto più voti si svolgerà venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 20 presso la 113esima Fiera Franca del Rosario di Segusino, in una serata show cooking dove i piatti delle contrade semifinaliste verranno preparati in diretta davanti al pubblico, degustati e poi votati dai partecipanti all'originale cena. Per partecipare alla serata e far parte della giuria, invia un messaggio WhatsApp, un SMS o telefona al 340 62 85 209. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti.